perché il mio viso in lei tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affige per misurare lo cerchio? L'ultimo canto della Divina Commedia, il 33° del Paradiso, quello della luce e della conoscenza, ha aperto la festa di scienza e filosofia a Foligno. Un omaggio simbolico al poeta fiorentino che nella sua opera riuscì a unire numeri e rime. E proprio l'incontro fra cultura scientifica e umanistica è il tratto distintivo di festa di scienza e filosofia. Non c'è un'altra iniziativa in cui si parla congiuntamente di scienza e di filosofia. Ci sono festival della scienza, ci sono festival della filosofia, ma insieme i due cardini del pensiero, che sono l'aspetto cosiddetto scientifico e cosiddetto umanistico, non c'è. Credo sia stata una formula che ha incontrato l'interesse di molti cittadini. Un'edizione, la sesta, realizzata grazie all'impegno di tanti giovani. Oltre 200 ragazzi delle scuole superiori della regione hanno contribuito ad allestire la festa, coordinati dal laboratorio di scienze sperimentali. Molti di loro fino a domenica faranno da ciceroni a turisti e visitatori alla scoperta delle bellezze della città. Io sono dell'Istituto Tecnico Commerciale e ci siamo occupati principalmente all'inizio a febbraio per la formazione e la creazione del sito internet e successivamente per la gestione di vari video, di foto e l'aggiornamento continuo del sito e la gestione anche delle prenotazioni, numerose prenotazioni per le diverse conferenze che si terranno in questi giorni. 92 relatori, 114 conferenze in 4 giorni. Si spazierà dall'astronomia al dialogo tra fede e laicità. Credo dobbiamo combattere tutti insieme, le religioni, anche coloro che non credono, il fondamentalismo, e all'interno dell'esperienza cristiana ci sono tutte le radici per poterci opporre al fondamentalismo e quindi anche al terrorismo adesso collegato. Trovare un posto libero alle conferenze però non è facile. Prima del taglio del nastro le prenotazioni online erano più di 12.000.